Nella vita ci sono solo due cose sicure, la morte e le tasse. Sulla prima purtroppo non ci posso fare nulla ancora, ma sulla seconda invece posso cercare delle aziende che si occupano di questo settore, che è uno dei settori appunto di cui non possiamo fare a meno. Oggi vedremo due aziende e le confronteremo, ne abbiamo una più storica e affermata e un'altra invece più giovane e tecnologica. Queste due aziende sono le più importanti e le più grandi del settore della preparazione fiscale negli Stati Uniti, in altre parole quelli che fanno le dichiarazioni dei redditi. E sono due aziende belle importanti. Una è una delle aziende preferite da Warren Buffett. L'altra è un'azienda che, per quanto mi riguarda, può arrivare a quintuplicare nei prossimi 10 anni. Quindi statemi bene sentire e iniziamo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Pietro e prima di iniziare vi chiedo una piccola cosa. Video come questi per essere scritti richiedono giorni, ci sono ore e ore di lavoro perché bisogna analizzare aziende nel dettaglio, ma non finisce qui. Bisogna prendere queste analisi che sono molto specifiche, molto complesse e renderle semplici per un pubblico che deve essere il più vasto possibile. Se apprezzate lo sforzo, quindi vi chiedo di arrivare fino alla fine del video in modo tale da far capire a YouTube e al suo algoritmo che questo video è bello. Ma detto ciò, iniziamo e iniziamo subito con l'inquadrare il mercato all'interno del cui ci troviamo, ossia quello della preparazione fiscale. Ogni anno milioni di americani fanno esattamente quello che facciamo noi, ossia compilano la dichiarazione dei redditi. Mentre però da noi la realtà dei commercialisti o dei CAF, centri di assistenza fiscale, è più frammentata, negli Stati Uniti questo mercato è spartito tra pochissimi attori, due dei quali, che sono quelli di cui parliamo oggi, sono giganti. Partiamo quindi con la prima azienda, H&R Block, una delle aziende su cui Warren Buffett ha fatto un sacco di soldi, tant'è che ne parla molto nel suo libro The New Buffettology, vi lascio qui l'immagine e anche il link qua sotto in descrizione. L'azienda è stata fondata nel 1955 dai fratelli Henry Block e Richard Block. Dal 2017 invece a guidarla è il CEO Jeff Jones. La società ricava gran parte del fatturato dal fare dichiarazione di redditi, ma si occupa anche di altri servizi per le piccole imprese, come servizi di contabilità, buste paghe, consulenza aziendale. Nell'ultimo anno HR Block ha compilato 21,6 milioni di dichiarazioni dei redditi. Il numero però è abbastanza stabile e cresce molto poco negli anni. Esattamente come il fatturato, vedete qua il grafico a schermo. Il margine netto in media negli anni precedenti si aggirava intorno al 12-13%, in modo abbastanza stabile, quindi per ogni 100 euro entrati a Nature Block ne rimangono circa 12 di puro profitto. Vediamo però che nel 2020 il margine è stato zero, l'azienda è andata in pari. Com'è possibile? Introduco una cosa molto importante, di cui ormai sul canale abbiamo parlato alcune volte, ossia la stagionalità. Ci sono alcuni settori o alcune aziende che per il tipo di business che hanno o per il tipo di prodotti con cui hanno a che fare sono soggette a una stagionalità. In altre parole, ci sono alcuni momenti dell'anno in cui succedono cose e questo ciclo si ripete ogni anno. Esattamente come in Italia, anche negli Stati Uniti esiste una scadenza fissa per le dichiarazioni, che nel caso degli Stati Uniti appunto è verso aprile. Quindi queste aziende hanno un fatturato che si colloca più o meno tra 1 e 2 mesi. Nel 2020 però la scadenza è stata posticipata a causa Covid e una parte di dichiarazioni fatte normalmente da HR Block è finita nell'anno fiscale 2021. Vediamo infatti un margine netto pari a 0 per il 2020 e un margine del 17% per il 2021, ma non è così. Mi sono fatto un po' di conti e calcolando la parte di fatturato e utile che è andata nell'anno successivo, calcolando che comunque un po' di soldi li ha persi HR Block a causa delle varie chiusure, i margini reali mi sembrano più simili a questi, ossia 8% per il 2020, quindi comunque un po' di soldi li ha persi, e il margine del 2021 invece è più vicino a un 13 che non a un 17, quindi occhio a non farci ingannare. Ma adesso andiamo a vedere i prodotti di HR Block. Il suo servizio principale, lo ripeto, è fare dichiarazioni dei redditi. Questa cosa si può fare o da soli attraverso il loro software, il loro programma, oppure attraverso l'aiuto di un esperto, di un commercialista. Se si vuole essere seguiti si parte da circa 70 dollari. In caso invece lo si voglia fare da soli, il prezzo di partenza è zero. In realtà poi però anche chi decide di fare il fai da te finisce per spendere qualcosina, perché magari alcuni servizi sono esclusi, ci sono alcune cose che, per cui bisogna pagare, che non sono incluse nel piano gratis. Tant'è che HR Block nel 2020
2020 ha guadagnato più di 200 milioni dalle do it yourself, ossia dalle dichiarazioni fiscali che la gente si compila da sola. È imparagonabile rispetto al 1,5 miliardi che fa dal suo business principale, ma è comunque qualcosa. Soprattutto considerata la scalabilità di far fare questa roba ai computer e non alle persone. HR Block opera molto in franchising, in altre parole alcuni commercialisti possono decidere di affiliarsi a HR Block, quindi lavorare indirettamente per loro, e HR Block guadagna una percentuale sul loro lavoro. Un po' come McDonald's, per capirci. HR Block trattiene circa il 30% di quanto caricano ai clienti, in questo modo HR Block può avere una distribuzione maggiore e guadagnare senza relativamente troppi sforzi. Oggi HR Block è la seconda azienda di tutto il settore, con una quota di mercato che si avvicina intorno al 20-21%, quindi un quinto. Passiamo però alla seconda azienda di oggi, ossia Intuit. Intuit, esattamente come HR Block, fa dichiarazioni fiscali, sotto però un altro nome, che è quello del loro programma TurboTax. Oggi Intuit è il leader con più del 60% dell'intero mercato. Il modello di business è molto simile, anche in questo caso c'è il prodotto fai da te, gratuito, con di nuovo alcune aggiunte se c'è bisogno, e invece l'alternativa con l'assistenza umana. TurboTax rispetto a HR Block è un po' più caro come servizio, le tariffe in generale, da quello che ho visto sia qui sia in altre recensioni, sono più alte di circa un 20% circa. La differenza più grande però di Intuit rispetto a HR Block è che Intuit non fa solo questo. Anzi, a dire il vero, questo segmento, quello delle tasse, conta solo per il 40% del totale. E quindi che fa? Il segmento principale è quello che riguarda un software chiamato QuickBooks, che è un software per contabilità aziendale o di professionisti, quindi di persone che in Italia avrebbero la partita IVA. Si usa per monitorare pagamenti, quindi fatture, i conti dell'azienda, gli stipendi, insomma un po' di tutto. Sempre però con target professionisti e piccole aziende, non assolutamente quelle grandi. Non finisce qui però, Intuit ha un altro programma chiamato Mint. Mint è un programma per la contabilità non più professionale ma personale. C'è chi come me fa budgeting, quindi tiene conto delle spese attraverso Excel, c'è chi invece preferisce utilizzare dei programmi, come ad esempio Mint. Intuit in generale cresce molto bene, sia nella sua parte software, grazie a QuickBooks, ma anche a TurboTax, che negli ultimi anni ha decisamente aumentato le quote di mercato. La marginalità di Intuit è veramente altissima, soprattutto paragonata a quella di HR Block. Intuit infatti ha un margine operativo medio negli ultimi anni del 26% contro un margine operativo medio di HR Block del 20%, merito ovviamente della parte software che aiuta ad abbassare i costi. E mi rendo conto che 20 e 26 possano sembrare numeri simili, in fondo ci sono solo 6 punti di differenza, ma in realtà per passare dal 20 al 26 significa che Intuit ogni anno guadagna il 30% in più rispetto a HR Block sullo stesso fatturato. Ma adesso andiamo a fare qualche confronto, in primis per vedere come lavorano diversamente queste due aziende, può essere molto formativo se siete degli investitori, e soprattutto anche come investimento, qual è migliore? Entrambe le aziende risolvono problemi che sono legati a quelle di professionisti o piccole aziende. La differenza principale è che Intuit lavora principalmente con il software, o comunque cerca di farlo, mentre HR Block punta ancora tanto sull'aspetto umano. E non lo dico solo come frase retorica o roba che dicono loro, gli amministratori, è fattualmente così. Intuit fattura 9 miliardi, HR Block 3 miliardi, ma se andiamo a vedere quanta forza lavoro impiegano, scopriamo che Intuit ha circa 10.600 dipendenti stabili e 2.700 stagionali per far fronte al carico di lavoro maggiore di quei due mesi, ne abbiamo parlato prima. In altre parole, se dividiamo il fatturato per gli impiegati, compresi quelli stagionali, arriviamo a circa $724.000 per dipendente. Ma vediamo adesso HR Block. HR Block ha 3.600 impiegati a tempo pieno, effettivamente fattura un terzo, quindi ha quasi un terzo dei dipendenti, tutto torna. Peccato poi che tutte le persone che hanno preso come stagionali siano 72.400. Cosa? Non è un caso appunto che HR Block abbia delle spese operative molto più alte di quelle di Intuit. La marginalità di Intuit, se continua su questa linea, se continua di questo passo, è destinata puramente a salire, perché riesce a sfruttare una cosa molto scalabile, ossia il software. HR Block invece usa per lo più persone, forza lavoro, che non si può scalare all'infinito, anzi non si può proprio scalare. Per fare una dichiarazione ti serve una persona, per farne due ti serviranno
due persone. Non è un caso che questa maggiore flessibilità di Intuit l'abbia aiutata a prendere quote di mercato mangiandole a HR Block durante la pandemia, quando c'era più bisogno di forza lavoro e non c'era. A questo punto però la domanda sorge spontanea, ma Intuit può crescere? In fondo ha già quasi il 70% dell'intero mercato delle dichiarazioni fiscali, anche se spazzasse via HR Block dall'oggi al domani, guadagnerebbe circa un 30-40%. Io prima ho detto che invece Intuit può quintuplicare. Come? Magari è aumentato il numero di dichiarazioni ogni anno, quindi questo mercato è in espansione, quindi è vero che ce l'ha quasi tutto, però se il mercato cresce, cresce, giusto? No, infatti se andiamo a vedere è tutto il contrario, le dichiarazioni fiscali nel tempo sono rimaste pressoché costanti, se non aumentate un filo più o meno di pari passo con la popolazione. Semplicemente per me Intuit è posizionata bene per fare due cose. Numero uno, basare tutto sul software. Già oggi Intuit, grazie a TurboTax, grazie a QuickBooks, riesce a integrare moltissimo la tecnologia all'interno dei propri prodotti, cosa che HR Block, per quanto ci stia provando o non provando, non fa. Inoltre, altre due cose positive legate all'aspetto tecnologico: i prodotti sono percepiti come di maggior qualità e quindi Intuit può anche permettersi di caricare di più, di far pagare di più. Eh sì, perché TurboTax, lo ripeto, costa di più di HR Block eppure è molto più usato. Se c'è una cosa che detesto è chi cerca di prendere quote di mercato abbassando i prezzi. È una cosa che proprio non sopporto e che secondo me nel lungo periodo porta alla rovina. In questo caso invece Intuit sta crescendo pur facendo pagare di più, ed è una cosa impressionante. E lo stesso vale per QuickBooks. Infatti anche in questo mercato Intuit ha una grandissima quota di mercato, non l'ho trovata precisamente ma si parlava di 60-70%, ma in questo caso il mercato è in espansione. Non penso proprio infatti che negli Stati Uniti tutte le piccole e medie imprese, tutti i professionisti siano dotati di software simili, ma negli anni a venire sarà quasi un must, un obbligo. Quindi su questo primo punto Intuit può fare due cose: può crescere, ma soprattutto aumentare la marginalità. Punto numero due, ecosistema. Intuit ha delle intenzioni molto chiare, non a parole, ma nei fatti. Vuole diventare un sistema a tutto tondo, a 360 gradi, per coprire qualsiasi esigenza di proprie finanze personali, propria gestione delle finanze o della propria piccola impresa. Mint, ad esempio, l'app di budgeting, serve per agganciare inizialmente i consumatori e spingerli poi a utilizzare altri servizi, come ad esempio fare la dichiarazione fiscale con loro. In fondo hai già messo tutto lì dentro, che ci metti a dargli $100 e far la dichiarazione, sei già pronto. Oppure usi QuickBooks per la tua azienda, a fine anno magari ti arriva una mail con scritto: ehi, perché non usi il nostro software per fare le dichiarazioni? Hai già tutti i dati inseriti praticamente, quindi è a portata di click. Oppure viceversa, magari stai usando il TurboTax per fare le tasse e ti mandano una mail del tipo: hai un'azienda, già che fai questa cosa qua, perché non provi anche il nostro altro prodotto? E non finisce qui, perché Intuit sta facendo un sacco di acquisizioni per coprire ogni piccolo segmento di questo grande mercato, che è quello della gestione delle finanze. Nel 2020 hanno acquisito ad esempio Credit Karma, che è un'applicazione per verificare il proprio credit score, che è una cosa molto importante negli Stati Uniti. In altre parole è un punteggio che ci dice quanto siamo affidabili come creditori, e questo è fondamentale per chiedere mutui, per fare qualsiasi tipo di prestito. E questo ad esempio si integra molto bene con Mint, l'app per il budgeting personale. Ancora poi hanno acquisito recentemente MailChimp, un software per le newsletter, che a mio avviso si integra benissimo con QuickBooks. Infatti sono entrambi due prodotti improntati alla piccola media impresa che vuole magari mandare delle newsletter ai propri clienti o così via. Insomma, Intuit secondo me ha il potenziale per riuscire a integrare bene tutto, e questo ha di nuovo due vantaggi. Uno, sfrutti le sinergie tra tutti i vari segmenti, quindi tagli un sacco i costi e questo ti fa aumentare ulteriormente i margini. E due, spingi ulteriormente la crescita, magari attraverso un prodotto riesci a tirarti dentro altri clienti e in un circolo virtuoso. Ma arriviamo alle valutazioni. Io, come sapete, sono un value investor, quindi le aziende le compro solo se hanno un prezzo che è inferiore al loro valore intrinseco. Partiamo da HR Block, e per me il valore di HR Block è... non c'è. Non ho fatto una valutazione, io infatti procedo a valutare solo aziende in cui sono interessato ad investire, che potenzialmente vorrei nel mio portafoglio.
Per Richard Block mi dispiace, ma non è così. È un'azienda che percepisco come molto legata al passato e inoltre temo che la concorrenza di Intuit si farà sempre più pressante e a un certo punto HR Block non ce la farà più. Non sto dicendo che HR Block sia una pessima azienda, che i suoi prodotti siano mediocri, cose del genere. Le ho viste le recensioni di chi usa il loro servizio e sono tutte persone super soddisfatte. Però prima o poi queste persone potrebbero scoprire i servizi di Intuit e chi lo sa che non cambieranno idea. Intuit, al contrario, giusto per parlare di innovazione, ogni anno spende circa 1 miliardo o più in ricerca e sviluppo, cosa che HR Block si sogna. E soprattutto più si va avanti con queste generazioni e meno credo che si cercherà il contatto umano per fare cose tecniche come la dichiarazione dei redditi. Sarà sempre tutto online, tutto automatizzato. Questa almeno è la mia visione. Intuit invece l'ho valutata, è un'azienda che mi piace tantissimo dal punto di vista fondamentale, che vorrei in portafoglio domani se avesse il valore giusto. Quindi ok, valutiamola. Vi lascio qui a schermo le prospettive di crescita che mi aspetto nei prossimi anni e a mio avviso sono abbastanza ottimistiche. Comunque lo ripeto, parliamo di un mercato delle dichiarazioni dei redditi che è abbastanza fermo, abbastanza saturo e in cui Intuit è già leader, mentre l'altro mercato effettivamente può crescere, quindi la crescita del fatturato è modesta per questo motivo. Per quanto riguarda la marginalità, invece, Intuit secondo me può arrivare a far crescere i margini quasi del doppio e arrivare a essere profittevole come altre aziende che fanno software, come Adobe o simili. Morale, mettiamo insieme come al solito tutti i numeri e viene fuori che Intuit, per quanto mi riguarda, vale circa la metà di quanto vale adesso. Lo so, che grande illusione. Però lo ripeto, il value investing è un'indicazione, non è la legge, non è la Bibbia. È un'indicazione a cui possiamo dare più o meno peso e in questo caso, visto che la differenza dei prezzi attuali è così grande, ci do un certo peso. Comprando Intuit oggi probabilmente significa che mi sto accontentando di potenziali rendimenti futuri molto molto bassi, che probabilmente ci saranno, però non mi bastano. È comunque un'azienda tecnologica che percepisco con un certo grado di rischiosità e non mi accontenterei di fare un 3-4% annuo. Quindi Intuit entra di diritto nella mia watchlist e rimane lì monitorata regolarmente, soprattutto per vedere se ci saranno sviluppi nel prezzo, magari al ribasso, o fondamentali, si spera, al rialzo. Ragazzi, ci ho messo una vita a mettere insieme questo video, però spero davvero che vi sia stato utile, spero che abbiate visto come al solito il mio metodo, quindi come procedo ad analizzare le aziende e spero appunto che abbia avuto un ruolo didattico questo video. Se avete apprezzato, fatemelo sapere con un bel mi piace, con un commento, insomma fatemi sentire il vostro appoggio e soprattutto, se non lo foste già, iscrivetevi per non perdervi altri video di questo tipo. Per oggi è tutto, io vi saluto e alla prossima! I'm done, and I am cursed by every day till my time.